Questa vena artistica nella moda ed è diventato praticamente un'icona. Ama vestirsi bene? Amo vestirmi in maniera divertente, non da poco tempo fa. Ricordo un viaggio a Londra, avrò avuto 22-23 anni, dove scoprì quel mondo della moda che mi piacque molto. Io ritengo che il colore faccia parte della natura. Nella natura ci sono i colori straordinari e se usati con equilibrio anche l'uomo, non soltanto la donna che può usare evidentemente molto di più, ma anche l'uomo può usare qualcosina. L'importante è avere gusto, equilibrio, non voler strafare. Anch'io, che pure devo normalmente essere in gran tiro per rappresentare al meglio Regione Lombardia, ma nei momenti di libertà qualche camicia colorata, come sapete, me la permetto. È ovvio che bisogna anche avere il fisico per poterla portare, il buon gusto per saperla portare. Gli italiani sono ancora creativi? Sono i migliori, perché la creatività italiana viene da secoli di storia, di arte. Grandi pittori italiani sono stati grandi pittori dell'umanità e poi gli architetti, i musicisti. Oggi i nostri stilisti migliori sono quelli che riecheggiano millenni di cultura, per questo possono essere i migliori del mondo.